Noi ci abbiamo messo solo il lavoro, come diceva il nostro amico Stefano, e sono velocemente il comune di Bellizzi, i vigili urbani, la Salmi, la Salim, la Dervit, la protezione civile, shopping casa 23, leggo, ma penso che lui ha sbagliato, sia shopping casa 2 e 3, Arte e Gusto, F Ferramente, Farmacia Sant'Anna, Citro Costruzioni, Atis Lab, Sport House, Panza, Met Computer, Babba Napoli, Bar Lux, Ferramenta Galella, Lavanderia Angela, Sì e Bike, questo c'è scritto, Sì e Bike, non lo conoscevo, Centro Ottico Iride, Panificio Ricca, Frutteria Giuggiola, B e Seagull Company, Birra Costa d'Amalfi, Tecno Scuola Battipaglia, Valentino Diana Bibite, Pizzeria Le Due Fiamme, T-Igel, che cos'è? T-Gel, vabbè, c'è lo spazio, non si è un po' così, con le dita, c'ha le dita un po' doppie, ha scritto tutto staccato. Poi T-Gel, supermercato Sigma in via Gabriele D'Annunzio, di Laura Zarrillo, supermercati dei Godi Bellizzi, Europa Frutta, un bel applauso a tutti gli sponsor, speriamo che nel tempo crescano, e non abbiamo voglia di partecipare ancora. E passo il microfono al sindaco per i suoi saluti. Allora, sono stati mobilitati, ringraziamo tutti, tranquilli ragazzi, questo elenco che voi avete elencato, ce ne stanno tanti altri che in silenzio hanno contribuito e hanno capito lo spirito per cui abbiamo avviato questa sinergia, chiariamolo. Sono abbastanza navigato, caro Nunzio, per soffermarmi alle polemiche e alle diatribe politiche. Non mi interessa affatto destra, sinistra, centro. Qui è l'istituzione che ha sposato un progetto. Voi state qui grazie a un'autorizzazione monocratica del sindaco che ha condiviso questa bella esperienza in questa prima fase. Guardate, al di là del lavoro che è lodevole che avete fatto, ma tutto il tuo gruppo, caro Nunzio, ha mandato un messaggio di civiltà, di senso civico, che questa roba non apprezzo. Io vi sono grato, non apprezzo, guardate. E ci conosciamo da troppo tempo. Sono un sindaco veterano. L'abbiamo inaugurato 17 anni fa, questo parco, proprio per cercare di dare una boccata di aggregazione al vecchio centro storico, ai primi insediamenti storici a sud di Bellizzi. Ebbene, continuamente vandalizzato, ogni anno, qui si faceva gara a rompere i lampioni, si faceva gara come asportare la porta, come romperla, come portare via i cestini. Bene, questo vostro lavoro non apprezzo, caro Nunzio. Io quando ho affidato questo parco non ho chiesto, premesso che ci conosciamo e ti conosco da bambino, come conosco la tua famiglia e conosco gran parte di questi cittadini che hanno contribuito per te, con te. Allora, guardate, ognuno deve fare la sua parte. Quando c'è rispetto e c'è la bontà di un progetto civico per la città, non si guarda al colore, ma si guarda all'obiettivo. E io vi ringrazio, grazie, grazie. E non date retta alle chiacchiere, battetevene delle chiacchiere, perché fare questo lavoro, affidarvelo, è una grande responsabilità, guardate, non è una banalità. Questi ragazzi si sono presi una grande responsabilità, è chiaro che sono coperti di assicurazione al patrimonio, però è chiaro che c'è una grande responsabilità, hanno fatto un lavoro straordinario. Io ringrazio le tante imprese che in silenzio hanno contribuito anche al recupero di materiale per riattivare questo parco. Io credo che oggi è una giornata di festa, è un messaggio di civiltà, di ecologia, ma soprattutto di fratellanza di una città che è straordinaria. Bravi, bravi, bravi. E andiamo avanti. Il parco è aperto a tutti, non è di proprietà di Nunzio e di chi ci ha lavorato. Però vorremmo che li guardaste con rispetto, perché dietro al recupero di un cestino c'è tanta fatica anche di una moglie di questi signori che hanno pitturato per sere anche al buio. Va bene? Ci hanno anche diviso il lavoro. Dove lavoriamo? Ci hanno diviso perché andiamo a regalare i
il lavoro, quando poi loro ci volevano pagare lo stipendio, no, noi dobbiamo andare a regalare il lavoro. Senti, ride bene chi ride ultimo, io e te andremo in paradiso, non ti preoccupare. Buona giornata. Ringrazio naturalmente gli amici di Croce Amica, ringrazio la Protezione Civile e ringrazio la struttura tecnica, e che Nunzio sa che l'ha trovata a piedi e a cavallo in qualsiasi momento. Ora godiamoci la festa, via! Solo un attimo, in fondo dove c'è l'area picnic, diamo priorità ai bambini, prima i bambini mangeranno, beveranno e dopo noi e gli avanzi. Okay. Ah, in fondo c'è Nino e Rocco. Ginevra, vieni papà, vieni. Loro mettere la musica, mi dà un tempo. Sì, voglio aprire il cellulare per una foto. Metti la mano qua. Dove sta? Aspettate. La bella, dov'è la miss? Aspettate. Nunzio vieni a fianco. Ragazzi, ci siamo? Aspetta. Sì, io devo aspettare. Allora, il corridoio centrale per l'entrata è stretto, quindi mi raccomando bambini, due per volta, in fila per due, ok? Ci siamo ragazzi? Posso andare? Posso andare, Varricchino? Ok. Ecco qua! Poi in fondo ci sarà anche lo spettacolo di Daniele e Carlo. Vai, come dici? Vai! Vendere la video, vai! Devi mettere la maglietta tutta la giornata. Devi mettere la maglietta.